Il primo obiettivo che si pone arrivato a Catanzaro? Essere al servizio della città e della provincia. Quali sono i punti critici che ha individuato prima di venire? I punti critici sono sempre la lotta alla criminalità organizzata e ovviamente tutto ciò che ha a che fare con le problematiche che attanagliano le società meridionali in modo particolare e quella catanzarese. E quindi un occhio di riguardo ai giovani, al disagio giovanile, un occhio di riguardo anche a chi è pensionato e particolarmente vulnerabile. Conosci il territorio catanzarese? No, non ancora. Beh, quello calabrese sì, però ha assunto un incarico importante alla questura di Reggio negli anni passati. Sì, ho iniziato la carriera proprio alla questura di Reggio Calabria, dove sono stato per 2 anni, ho diretto la sezione catturandi e poi soprattutto la sezione omicidi. Quindi conosco alcune dinamiche di 'ndrangheta che sono proprio che fanno parte del mio vissuto professionale, che poi è sfociato nella operazione Santa Barbara. D'altronde è uomo del sud, insomma, conosce bene le problematiche del meridione. Il sud ha un gap che deve cercare di recuperare. In questo credo che anche l'orientamento governativo sia quello di far sì che le opportunità per il sud si moltiplichino, ed è questo vale per tanti temi, ma soprattutto per la sicurezza. Con quale messaggio, signor Questore, si presenta anche alla comunità di Catanzaro? Il messaggio è quello di essere immerso nella società civile e collaborativo con la società civile, quindi di ascolto e di collaborazione sinergica con chi rappresenta la società civile e per chi vuole lo sviluppo, la ricchezza di questo territorio. Ha già avuto modo di incontrare il procuratore Gratteri e se sì, come vi siete già organizzati per andare? Non l'ho incontrato, ci siamo sentiti telefonicamente, ci vedremo quindi immediatamente. Si è già fatto una prima ricognizione della situazione della questura, gli uomini, gli organi? Ho avuto il piacere di essere accolto questa mane in questa sala, in questo polo funzionale, e ho iniziato ad conoscere i funzionari, ma anche in pratica i collaboratori della questura, e devo dire che ne traggo un giudizio positivo in termini di efficienza e di professionalità, quindi rendo onore a loro per il lavoro che hanno finora svolto e speriamo possiamo continuare a svolgere anche nell'immediato futuro con lo stesso profitto. Nella lotta alla 'ndrangheta, quale sarà il suo primo, insomma, il tratto caratteristico che caratterizzerà maggiormente la sua azione da questo punto di vista? Quello di cercare di stimolare il senso civico da parte delle comunità, soprattutto di quelle che sono particolarmente assoggettate a questa fenomenologia delittuosa. Vogliamo fare capire alle persone che noi ci siamo e siamo a fianco a loro e vogliamo essere di sostegno. Ecco, non c'è solo la lotta alla 'ndrangheta, ma anche la microcriminalità, come rassicurare le persone da questo punto di vista. Questa è un'altra tematica molto importante su cui la Polizia di Stato è chiamata a svolgere un ruolo importante ed lo faremo con gli strumenti che abbiamo attualmente in dotazione e ovviamente anche con l'investimento di risorse umane nei limiti ovviamente degli organici di cui siamo attualmente a disposizione. Diceva prima di non conoscere chiaramente totalmente a fondo, insomma, le problematiche cittadine, ad ogni modo sicuramente sarà informato che c'è una zona sud periferica particolarmente in cui la criminalità è particolarmente aggressiva. Sì, ed è oggetto di attenzione non soltanto delle forze di polizia ma anche della magistratura. E quindi già alcuni risultati sono stati conseguiti ed altri ne verranno. Bene.